salve a tutti, sono Cristian Petronici, esponente di Fratelli d'Italia Val di Sieve. Oggi siamo qui nel comune di San Godenzo, dove l'anno scorso i cittadini furono chiamati il 12 novembre a votare per un importantissimo referendum per decidere se fondersi o no col comune di Dicomano. All'epoca io, insieme a altri cittadini e molti giovani, fondammo un comitato che è tuttora esistente apposta per far sapere a tutti le istanze del no, che erano il fatto che San Godenzo è un comune 5 volte più piccolo rispetto a Dicomano e con questo fatto noi cittadini perdevamo la rappresentanza. Poi il futuro comune sarebbe stato di 6.000 abitanti con un'estensione gigantesca che andava da Contea fino a Osteria Vecchia, cioè al confine con la Romagna. Poi la sede del municipio sarebbe stata spostata a Dicomano e a San Godenzo sarebbero stati fatti una specie di municipio, un consiglio di quartiere, un municipio di quartiere che aveva solo potere rappresentativo, non poteva avere potere deliberativo e neanche di veto, quindi aveva soltanto potere, scusate, consultivo, quindi non ne valeva la pena. In altri casi le fusioni ne valgono la pena perché c'è una similitudine di territorio, di ambiente, di storia, di proloco, che vanno a benissimo a contatto. In questo caso non era così, non c'era niente di simile e l'unica istanza per cui il sì si batteva era il fatto che vi erano 12 milioni che erano divisi 2 dalla regione e 10 dallo Stato, che però stanziava anno per anno tramite la finanziaria. Quindi ogni anno noi si rischiava che potevano venire aumentati o tagliati in base anche al numero dei comuni che richiedevano la fusione, perché più comuni richiedevano e meno erano i soldi. Guarda caso, oggi, appunto ricollegandomi, è uscito su Radio Sieve e su La Nazione un articolo in cui il sindaco di San Piero Scalperia, che l'anno scorso tanto sbandierava la bellezza della fusione, il fatto che arrivavano tanti contributi, quest'anno si lamenta che nella finanziaria sono arrivati 400.000 euro in meno. Quindi questo fatto ci fa dire che avevamo ragione. Poi un altro fatto increscioso fu i processi partecipativi, dove si doveva spiegare ai cittadini le istanze del sì e le istanze del no. Invece furono fatte delle riunioni per parlare solo delle istanze del sì. Fu fatto un libretto pagato dai cittadini, inviato casa per casa, dove si faceva vedere un programma delle opere che sarebbero state fatte, mentre noi del comitato del no i nostri volantini li pagavamo con i nostri soldi. Questa fu veramente un fatto veramente increscioso. Non fu una battaglia ai cittadini, perché i sindaci del sì si schierarono apertamente per quel fronte, che erano del PD, e purtroppo per loro questo dimostra che avevamo ragione noi. E quindi no, questo non è per dire che questa come proposta sia sempre sbagliata, no, però bisogna sempre guardare caso per caso, guardare se vi sono similitudini o no, e se non vi sono bisogna dire no a queste proposte. Buona giornata a tutti.